Dunque, oggi vedremo brevemente come finisce, no? La travagliata storia della successione. Possiamo anche risalire addirittura a quella di Carlo Magno, no? Però ecco, soprattutto come poi i figli di Ludovico il Pio risolsero i loro conflitti. Ecco, questa cartina, questa mappa. Vi ricorda l'ultima puntata? Vi ricordate che quelle sono le aree, diciamo così, che Ludovico il Pio aveva destinato ai suoi figli. Ludovico il Germanico in violetto era quello che deteneva, insomma, il potere, no? I territori più orientali, diciamo così, del Sacro Romano Impero. Carlo il Calvo era l'ultimo, no? Vi ricordate, dei figli di Ludovico il Pio, sopraggiunto in seconde nozze, che era stato praticamente omaggiato dell'Alsazia, ma poi con la morte di Pipino aveva anche dilagato in quella che si chiamava Aquitania, anche qualcosina di più, quindi un'area francese occidentale del Sacro Romano Impero. E poi teoricamente Lotario, che era l'imperatore vero e proprio, il primogenito di Ludovico il Pio, e che controllava praticamente questo strano territorio dal Mare del Nord fino, insomma, al Mediterraneo, quindi l'Italia e l'area, diciamo così, centro-germanica, centro-tedesca. Solo il problema è che, vi ricordate che contro Lotario, che pretendeva atteggiamenti da vassalli, dai suoi fratelli Ludovico e Carlo, contro Lotario, il famoso giuramento di Strasburgo aveva sancito un'alleanza proprio in funzione anti-Lotario di Ludovico e di Carlo. Quindi Lotario era stretto in questa specie di morsa, diciamo, dei fratelli, e a questo punto abbandonò completamente il suo disegno di primazia rispetto ai due fratellini, diciamo così. Temeva giustamente, realisticamente, che quell'alleanza avrebbe poi posto fine proprio alla sua esistenza in quanto terzo sovrano e soprattutto imperatore. Quindi in pratica ci si avviò, diciamo, nell'843 a un accordo generalizzato fra tutti e tre i fratelli. Oh, questa mappa vi ricorda anche questa cosa strana che era successa, no? La sanzione ufficiale dell'esistenza ormai di lingue che non erano più il latino e che, vi ricordate, furono protagoniste del giuramento pubblico, no, di fronte agli rispettivi eserciti di Ludovico, che recitò la formula del trattato del giuramento della pace con Carlo in, tra virgolette, francese, no, un francese un po' primitivo, e Carlo invece pronunciò la stessa formula in pre-tedesco, no? In modo che tutti e due gli eserciti capissero quello che stava succedendo lì a Strasburgo. Bene, per arrivare però brevemente alla soluzione del conflitto fra i tre fratelli, ecco, adesso ci fa comodo questa mappa, che non è molto diversa da quella che vedevamo prima, no? In effetti, in pratica, il trattato di Verdun è una città che oggi in Francia, a quei tempi era, vedete, nel territorio di Lotario. Qui ci si orienta, vedete, attraverso questa leggendina, i colori sono diversi da quella dell'altra mappa, però ecco, per Lotario si parla di verde, per Ludovico il Germanico si parla di arancione, e di Carlo il Calvo invece è il violetto. Sì, praticamente si formalizza questa divisione, che poi anche Ludovico il Pio, no, aveva praticamente ideato, no? Leggermente diversa, ma insomma è quello che il padre dei tre fratelli poi aveva pensato. E in ossequio, ricordiamocelo sempre, alla tradizione franca, che alla morte di un sovrano, alla morte anche di un proprietario terriero, i suoi figli, e non soltanto il primogenito, tutti i figli, quanti sono, ereditano una fetta del territorio originario. Qui sì, la pace è fatta, non ci saranno più ostilità fra Carlo, Ludovico e Lotario, però sconsolatamente possiamo dire, ecco, se li vedesse il nonno, se li vedesse Carlo Magno,
Tenete presente che sì, le cose sono fatte per benino, no? Nel senso che ogni territorio più o meno a livello di estensione è equivalente agli altri. Lotario mantiene il titolo di imperatore, ok. Ludovico e Carlo sono re del Regno di Germania e del Regno cosiddetto Franco, però insomma è evidente anche un colpo d'occhio, il Sacro Romano Impero è finito. È finito anche perché poi i tre marceranno in direzioni diverse, ma da subito. Tenete presente che, come dice il vostro libro, giustamente nella paginetta, anzi, in un pezzo di paginetta che poi dovrete studiare su questa faccenda, pagina 268, nascita dei regni post-carolingi, è evidente che poi il regno franco prenderà una strada che lo farà assomigliare sempre di più a una nazione che oggi chiamiamo Francia, indubbiamente. Cioè, Carlo il Calvo inaugurerà uno stile di governo che a questo punto era assolutamente indipendente e autonomo da quello dei fratelli, chiaramente. Le vicende di Lotario saranno più complicate. Il problema dell'impero a questo punto, a maggior ragione, è proprio indebolito, come vedete, da due pezzi che se ne sono andati. In pratica diventerà un po' complicato. E anche il regno di Germania, il regno di Ludovico il Germanico, appunto chiamato così, prenderà un percorso completamente autonomo e indipendente. In pratica, se dovessimo dirlo in poche parole, il regno di Germania di Ludovico diventerà nei secoli Germania, anche perché la zona più o meno è questa, no? Manca questo pezzo, ma insomma siamo là. Il Regno Franco, come dicevamo, di Carlo diventerà Francia, mentre per il settore centrale le cose saranno leggermente più complicate. Per inciso, guardate quanto è diventato grosso, intanto siamo praticamente a metà del IX secolo d.C., chiaramente, guardate quanto è diventato grosso il cosiddetto patrimonio di San Pietro, cioè i territori che sono soggetti direttamente all'autorità anche temporale, cioè anche come sovrano, non solo come autorità spirituale, del Papa di Roma. Roma capitale, patrimonio di San Pietro, quello che possiamo chiamare in tanti modi, Stato della Chiesa, Stato Pontificio, si chiamerà in tanti modi, insomma, nei secoli, però ha raggiunto una dimensione che praticamente abbraccia tutto il centro Italia. Era ovviamente sotto le cure, chiamiamole così, di Lotario, dell'imperatore in questo momento, però effettivamente, visti anche i rapporti sempre molto amichevoli, no? Fra sovrani franchi e Papa, al Papa veniva riconosciuta un'effettiva indipendenza e autonomia. Quindi, nel frattempo, anche quella cosa lì che abbiamo chiamato qualche lezione fa, Stato della Chiesa, si è irrobustito grazie a ulteriori donazioni e alla fortificazione del ruolo del Papa anche come esponente politico, non solo come capo di una religione. Bene, quindi questa è la situazione in Europa dopo il Trattato di Verdun. Vi ringrazio intanto dell'attenzione e le prossime puntate saranno dirette a vedere qual è il modo di vivere, diciamo, degli europei, e questo andrà, come sapete, come anticipato qualche lezioncina fa, sotto il termine di mondo feudale, feudalesimo. Ok? Ci vediamo la prossima volta. Grazie.